Ben trovato Roberto. Grazie, grazie anche a In te. occasione di questo nono seminario I dati delle per il sistema educativo, abbiamo avuto l'occasione e il piacere di approfondire con te il tema dello sviluppo delle competenze digitali a scuola. Ecco, allora, partendo da questo, ti vorrei chiedere: come vive la scuola questa scommessa così impegnativa della trasformazione digitale? Guarda, Sabina, a mio giudizio, poi insomma, come dire, ognuno di noi ha una sua convinzione, anche una sua percezione, la scuola anche in questo caso è una parte, aggiungo io dal mio punto di vista, fondamentale, ma comunque una parte della società. E quindi come società credo che quando si riflette su questi temi lo si viva in parte anche come una grande occasione, ma anche con timore di essere un pochino travolti o di non sapere, cioè di vedere ciò che abbandoniamo e non sapere dove stiamo andando, ben chiaramente. Ecco, e quindi credo che ci sia un po' questa sensazione un po' di incertezza, eccetera. Però io sono molto ottimista perché intanto la scuola ha affrontato per sua natura tantissimi cambiamenti e questo sarà un altro di questi cambiamenti che sono poi la parte costitutiva della scuola e questo, voglio dire, è un mio motivo di ottimismo. Il secondo motivo di ottimismo deriva dal fatto che io di questo, come dire, trovo molta evidenza nei documenti anche europei sulle competenze digitali. Una lettura approfondita di questi documenti valorizza e enfatizza il valore della scuola, anche nel senso più tradizionale del termine. Cioè noi abbiamo la possibilità di rafforzare la missione fondamentale della scuola declinata in una maniera in parte nuova. Ecco, io credo che se si coglie questa occasione non ci siano ragioni di grande preoccupazione, se non la preoccupazione professionale di serietà, di saperlo fare meglio, ma io ecco, credo che su questo la scuola ci darà un'ulteriore conferma del suo grande valore. Allora, in questa visione così positiva e propositiva che tu ci hai prospettato, chiedo: allo sviluppo di quali competenze, in particolare il sistema educativo e formativo, deve essere particolarmente attento proprio perché la digitalizzazione sia effettivamente questa occasione, questa opportunità di crescita, non di semplice trasformazione personale, indubbiamente, collettiva, e sia un'occasione ulteriore per dare vita a quella inclusione alla quale tutti teniamo e sulla quale tutti abbiamo convinzioni ormai condivise. Ti ringrazio per questa domanda e se posso rispondere cercando di semplificare al nocciolo per trovare l'elemento più importante, secondo me l'elemento, il fattore, la competenza, troviamo la parola che ci convince di più come comunità, è lo sviluppo del pensiero critico. E lo sviluppo del pensiero critico poi passa attraverso una competenza di lettura di alto livello, alla capacità di riflettere e dibattere su ciò che leggiamo e le cose di cui parliamo, alla capacità di usare competenze matematico-scientifiche di base, ma per questo non di base nel senso di semplici, ma di fondamentali. Ecco, io credo che siano questi le pietre angolari, perché guarda, nel momento in cui i documenti, per esempio, europei sulle competenze digitali insistono tanto anche sulla dimensione etica, no? Della transizione digitale, ma come possiamo immaginare di chiedere ai nostri studenti, alle nostre studentesse, riflessioni di questo tipo, che sono poi quelle che ci fanno cittadini e cittadine, e quindi benvengano, se non abbiamo sviluppato queste competenze fondamentali? Come possiamo chiedere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di valutare la plausibilità di un'informazione se non hanno anche quegli strumenti tecnici, non tecnologici, tecnici di comprensione?
di capire profondamente un testo, di interrogarsi su quali sono le intenzioni di chi ha scritto il testo, di collocarlo in una prospettiva anche di riflessione appunto critica, cioè chi scrive quella cosa lì vuole in un certo qual modo portarmi in una direzione non così trasparente o non così condivisibile, oppure fa una scelta che mi può convincere o non può non convincere. I temi della sicurezza, per esempio, c'è un tema squisito di non farci, come dire, sottrarre i nostri codici bancari, però, per esempio, le competenze digitali chiedono anche una riflessione diversa sulla sicurezza. Io non sono solo il soggetto che deve essere protetto in senso di sicurezza, ma le mie azioni mettono, come dire, potrebbero mettere a rischio la protezione di altri. In ognuno dei nostri oggetti ci sono dati di tante altre persone e quindi abbiamo una responsabilità nell'uso di questi oggetti, non solo per la nostra sicurezza, ma anche di tutti quelli che entrano in contatto con noi. È possibile far questo se non abbiamo una capacità di riflettere profondamente sulle cose? E chi meglio di noi, chi meglio della scuola ci può insegnare queste cose? Grazie, grazie davvero per tutti questi richiami, dei quali non sempre abbiamo notizia in tanti interventi più così, come dire, improntati alla preoccupazione piuttosto che alla propositività, come ricordiamo che hai fatto, all'etica, alla responsabilità, e questo è lavorare veramente a quella differenza che ho cercato di fare prima tra semplice trasformazione e invece una crescita che è ampia, profonda per ciascuno di noi e per tutti noi insieme. Io credo che, come qualcuno ha detto, avanti con giudizio. Grazie ancora. Grazie a te, grazie.